tutte le tue? No, però posso usarle tutte le volte che voglio. Mab & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business. Mabmanagement.it. Noi sardi siamo un popolo di poeti e sognatori, di calimero che cedono alle lusinghe e alle cortesie. Amiamo chi ci apprezza, diventiamo ostili se non veniamo rispettati. Tutto molto bello, quello che richiama le corde dell'emozione, ma attenti, che non diventi una strategia per ammaliarci, per tenerci buoni, per aggirare la realtà. Abbiamo celebrato un pericolo scampato, una promessa mantenuta, ma improvvisamente non deve diventare propaganda. Che nessuno pensi che suonandoci nomi celestiali, ricordi e passioni, si possa accedere al canto delle sirene dove dietro ci sono gli interessi, c'è comunque un calcio che è fatto di economia, che è fatto di soldi, che è fatto di guadagni. Il nostro obiettivo non sono i soldi, non sono questi interessi. Il nostro obiettivo è vedere il Cagliari in salute. Non bastano i ricordi, non basta la demagogia, le frasi fatte, i nomi dei miti che ci spezzano il cuore a fare il futuro. Proprio per rispetto di questi nomi del passato, di questi sentimenti, è necessario costruire qualcosa di concreto. Quindi, secondo me, l'eco che ancora si sente vibrare nell'aria è preferibile e piano piano spegnerlo per cominciare a ragionare in termini diversi. Adesso si parla di futuro. Noi amiamo Leonardo Pavoletti. Leonardo chiaramente rimarrà con noi ed è bello anche questo pensiero, però che non ci si distoglie, che non ci si distolga dalla realtà, perché dietro Pavoletti, insieme a Pavoletti, insieme a tutti i sentimenti, c'è bisogno di costruire una squadra, e c'è bisogno di costruire una squadra che possa avere anche degli obiettivi, che non si fermi a conservare sempre gli stessi obiettivi, a farci accontentare ancora di più della nostra realtà. Ciò che aveva fatto Riva, visto che molti lo citano, non è quello di fermarsi di fronte alle disgrazie e mantenersi vivo. Riva è stato colui che reagiva sempre alle disgrazie, che ha sempre reagito allo stato che si veniva a creare, potesse essere quella la sua situazione di orfano o le gambe spezzate. Lui reagiva sempre e reagiva per vincere, non reagiva semplicemente per mantenersi ancora vivo. Ecco, anche la Sardegna ha bisogno di questo esempio. Il Cagliari rappresenta quel simbolo dove ogni partita, ogni volta che giochiamo al calcio, dobbiamo tentare di reagire allo stato. Quindi non dobbiamo accettare passivamente di essere una squadra che danza tra la Serie B e la Serie A. Dobbiamo essere una squadra che è ritornata in Serie A, ma con l'obiettivo di crescere, anche pochettino, ma di combattere ogni partita, di non arrendersi a nessuno, di non scendere in campo guardando agli altri dicendo sono imbattibili o non ce la possiamo fare o via di dicendo. Noi dobbiamo tentare di giocare sempre per vincere, indipendentemente dal fatto che siamo quei piccoli calimero che hanno bisogno anche delle coccole, delle lusinghe, e quando veniamo amati finiamo per amare per sempre, forse anche esageratamente, perché a quel punto non vediamo più la realtà. Ecco, cominciamo a riguardarla con un pizzico di attenzione. Ma sono tutte le tue? No, però posso usarle tutte le volte che voglio. Mab & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business. Mabmanagement.it.